Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi primissimo video dell'unboxing. Mi è arrivato questo pacco e lo aprirò direttamente insieme a voi. Vabbè, non ci riesco lì. Prendiamo il nostro coltellino. Ed ecco qua. Ora si apre. Ammazza, come l'hanno incollato bene. Però, eccolo. Vediamo insieme che cosa ci sarà dentro. E c'è la carta, signora. La carta. No, dai, chiudiamo il mistero. Vieni su. Questo anche. Quello del toro. E quello di San Valentino. Comunque il pezzo forte, ragazzi, è questo. Beh, che dire, guardate quanto è grossa. In primo piano vediamo la Batmobile del 1989. Qui sopra vediamo che ci sta la base e la Batmobile. Giriamo di lato, mi dispiace soltanto che è rotta la scatola. Io questa qui l'ho presa direttamente dal sito e me l'hanno consegnata che è rotta. Perché questa qui, ragazzi miei, è uscita 2 anni fa ed è introvabile. Come vedete qui, se sentite rumori, è Ania che sta grattando, perché gli ha preso la cosa compulsiva che deve grattare. Come vedete ci sta la faccia del Batman dell'89, che è Michael Keaton. Giriamo e vediamo tutti gli oggetti che ci stanno dentro questo bellissimo pacco della Lego. E soprattutto questo video non è clickbaiting, anzi, se la Lego mi vuoi sponsorizzare, aiutare, cioè porta, non ti preoccupare, faccio le recensioni, porta, mi diverto. Come potete vedere abbiamo i 3 personaggi principali, di cui Zuma, Vicky Vale, che è la fotocronista del Gotham Gazette dell'89, di cui si innamorerà, se non avete visto il film, di Bruce Wayne alias Batman con il costume dell'89, e Joker, che in questo film è stato interpretato da Jack Nicholson. Inoltre 2 gargoyle e la base, che è molto figa perché ricorda molto il film. La bellissima Batmobile con la descrizione, quanto è alta, quanto è larga, il peso, eccetera eccetera, quanta potenza, quanta benzina c'ha, la velocità massima, eccetera eccetera. E possiamo notare che qui abbiamo i dettagli: è alta 14,7 cm una volta costruita e larga, ragazzi, ben 60,8 cm, cioè una bestia. All'interno possiamo vedere che si può aprire come il meccanismo del film. Dentro è super dettagliata, anche se ci sono tutti i stickers che poi andrò a mettere. In più c'ha le minigun come nel film, che tramite un meccanismo che poi vi farò vedere si attivano e si disattivano. In quest'altra parte vediamo che ci sta il retro della Batmobile con Batman 80 anni, quindi ragazzi, questa qui è un'edizione super limitata, ragazzi, mi raccomando. E va bene, adesso che facciamo? Procediamo. Poi chissà, potrebbe uscire anche un Batman dopo. Iniziamo a costruirla.
ragazzi, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, mettete like, commentate e seguitemi nelle mie varie pagine social, che troverete il link giù in info box e alla fine del video. E come al solito, al prossimo video.